Ciao a tutti ragazzi, sono Lightning e bentornati in questo nuovo video. Oggi finalmente stiamo giocando a un gioco che mi avete consigliato voi su Roblox. Sto parlando di Adopt Me. E visto che sto giocando e sono ancora le prime armi, quindi probabilmente voi siete molto più bravi di me. E se avete consigli da darmi per migliorare nel gioco, scrivetemeli giù nei commenti. Ma oggi andremo a vedere insieme come giocare bene, soprattutto all'inizio, per chi non capisce bene come si gioca questo gioco, perché molti di voi ci sanno giocare e sono anche bravi, altri invece non capiscono come si gioca. Quindi la prima cosa da fare in Adopt Me è guadagnare soldi, e oggi andremo a vedere insieme come iniziare a giocare e guadagnare soldi, che poi automaticamente servono per acquistare le cose dentro il gioco. Beh, io direi subito di iniziare. Allora, per guadagnare tanti soldi velocemente, perché senza soldi non potete comprare le uova, che poi appunto diventano i vostri pets, o i bambini, cioè se volete adottare i bambini eccetera, quindi è importante fare soldi. La prima cosa che dovete fare in Adopt Me è fare soldi. E come fare? Allora, fare soldi non è così difficile come sembra. Prima di tutto vi consiglio di diventare bambini. Andate qui e fate passa a bambino, in modo tale da risolvere le missioni per voi e, se ce l'avete, anche del vostro animale. Io credo che dovrei avere delle uova. Allora, infatti, ho un cane che si chiama Cane. Ciao Cane. E poi ho un uovo che è comunque un uovo screpolato comune che ho comprato l'altra volta così a caso. E va bene, prima facciamo schiudere il mio uovo e poi facciamo le missioni per guadagnare soldi. Allora, uovo, ci dobbiamo schiudere. Voglio vedere cosa esce. Queste sono le missioni principali che dovete risolvere per guadagnare monete. Se siete dei bambini, automaticamente non solo farete le missioni per l'uovo, ma anche per voi bambini, quindi guadagnate un pochino di più. In questo caso mi dice che sia io che l'uovo siamo affamati. Però abbiamo anche la possibilità di essere affamati solo da soli, cioè quindi o solo Lightning o solo l'uovo. In questo caso si è aggiunta anche la doccia, che siamo sporchi e fedenti e ci dobbiamo lavare, sia io che l'uovo, cioè devo fare una doccia per due. Va bene, visto che sono ancora vicino a casa, la prima cosa che vado a fare è la doccia. Se risolvo questa missione prendo 7, io li chiamo dollari, sono verdi. E se vado a mangiare 6. Quindi andiamo a lavare l'uovo intanto, che fa puzza di uovo. Vieni uovo, in questo caso mi sto facendo io la doccia, va bene. La visuale della doccia non è delle migliori, ma vi dirò, Adopt Me è un gioco che mi avete consigliato voi e quando l'ho provato sono rimasta anche contenta. Cioè, nel senso, non è così male come pensavo ed è fatto veramente bene. Allora, ogni tanto mentre giocate ricevete questi soldi da parte della banca e ovviamente i soldi fanno sempre comodo. Che fa? Sta facendo la cacca l'uovo, ragazzi. L'uovo che fa la cacca! Allora, lavati uovo. Potrei usare il mio cane, che si chiama Cane, però voglio vedere da cosa esce fuori. Ovviamente poi con le monete andiamo a comprare varie tipologie di uova. Ovviamente più soldi avete, più uova leggendarie, bla bla bla, possiamo comprare. Bene, a scuola, dobbiamo andare a scuola e affamato. Bene, andiamo a mangiare e poi andiamo a scuola. Anzi, possiamo andare a scuola, però io non posso mangiare a scuola. Va bene, andiamo a scuola. Allora, se non sapete dove si trovano le cose, perché ovviamente all'inizio siete un po' spaesati, vi basta cliccare sulla missione e appaiono le frecce che appunto vi guidano. Il gioco è abbastanza semplice, raga, e se avete difficoltà basta cliccare che il gioco stesso vi guida dove dovete andare. Quindi, a posto, facile, easy. Andiamo a scuola. Andiamo a scuola, solo che a scuola possono mangiare solo le uova, mi sembra. Vediamo se trovo una mela, giusto per tappare il buchino. Dobbiamo risolvere più missioni possibili per fare soldi. Che c'è qua? Il pienone? Bene, allora, intanto il mio pez ha sete. Quindi, amico, bevi? Dov'è il mio... ho perso l'uovo? Ho perso l'uovo, ma se perdete l'uovo è semplice, basta ricliccarlo qui ed eccolo. Allora, fate bere il mio uovo. C'è una mela da qualche parte. C'è qualcosa da mangiare per me. Allora, vediamo se nell'aula c'è la mela. Sì, c'ho fame. Almeno tappo il mio buchino. Vai, mangia, mangia, mangia.
Ok, ho mangiato, resta solo l'uovo. Allora, il mio uovo ha finito di bere? Ancora no? E quanta sete avevi? Vedete, sto veramente accumulando tantissimi soldi perché faccio missioni doppie. Perché io sono bambina e quindi mi conta altre missioni. E l'uovo perché ovviamente è l'uovo. E si sta anche schiudendo ed è un pecuera! Perché non posso scegliere il nome del mio uovo? Mi dite come si sceglie il nome, ragazzi? Si chiama pinguino! Io ho un cane e un pinguino. Bene. Non era un pinguino, cioè io pensavo che era il pinguino, ok? Non è un pinguino. Ciao, bello. Posso cavalcarti? No. Posso volare? No, va bene, si pacca tutte cose in questo gioco. Posso vestirti? Non me ne frega niente. Allora, ho sete. Devo andare a bere e mangiare qualcosa. Ovviamente, se avete fame, sete, eccetera, ci sono i posti dove dovete spendere i vostri soldi. Però, alla fine, mangiare e mantenersi in questo gioco non costa tantissimo. Un caffè costa 2 dollari, mamma mia, è un po' caro. Però, beviamo questo caffè. Ecco, un'altra missione, dobbiamo andare al campeggio sia io che il mio cane e sono ben 18 dollari, ragazzi, vedete? Se voi giocate e fate le missioni, guadagnate tantissimi soldi. Ovviamente ci sono altri metodi per fare dollari velocemente, però sono un po' più complessi, soprattutto se avete appena iniziato a giocare come me. Poi, se conoscete altri trucchetti, altri consigli da darmi, scriveteli giù nei commenti e io ve li do poi negli altri video. Bene, la prima cosa che comprerò in questo gioco sicuramente sarà un mezzo di trasporto, perché a piedi è una faticaccia. Che bella, brilla! Allora, dobbiamo stare al campeggio e dobbiamo dormire, sia io che il mio pezzo. Allora, dormi uno e dormi due. E chiudo la tenda, scusate. No, no, io mi sono svegliata. Dormi, 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 dormi. Volevo chiudere la tenda perché la gente mi osserva. Scusate, io vi sto riposando. Lasciatemi in pace. Ok, vedete, lui è ben riposato, mi ha dato 7 dollari. Quindi io ora doppio perché sto facendo due missioni. Se voi invece restate adulti, la missione la fa solo il cane, quindi prende 7 dollari. Invece, se siete bambini, la fate anche voi. E sono 7 più 7, sono 14 dollari. No, devo andare in ospedale. Gatto Gatto mi ha fatto ammalare. Ma siete delle persone cattivissime. Siete delle persone cattive. Allora, dobbiamo farci curare. Io e il mio cane stiamo male, stiamo male. Allora, faccio curare prima il mio cane, ok? Devo andare anche al parco giochi perché ci stiamo annoiando e sono ben 12 dollari e altri 12 in ospedale. Bene, bene, bene. Bene, bene, bene. Il bello è che sono doppi, quindi è easy, raga. Sono doppi. Che dici? Scendi da là, mi devo curare anch'io. Egoista, egoista. È morta, è morta. Come cavolo si è messa sulla cosa? È morta. È morta proprio. Bene. Quel cattivone ci ha fatto ammalare. Bene, noi adesso andiamo a divertirci e andiamo al parco giochi. Vi ricordo che se non sapete dove andare, fate così perché anch'io ancora non mi oriento bene e quindi clicco sul navigatore. Però stiamo veramente facendo tantissimi soldi perché quando abbiamo iniziato ero intorno ai 250 e adesso sono a 430. Allora, un altro modo per guadagnare soldi è investire, comprando o una bancarella di limonate oppure una bancarella degli hot dog. Perché mi hanno invitato a... della famiglia? No, non ci voglio venire adesso. Ad esempio, io ho acquistato una bancarella e la piazzo... no, al contrario. Scusate, la piazzo qui. Ok, si possono impostare i prezzi, quindi potete anche aumentare, però penso che 10 va abbastanza bene. E possiamo anche lasciarla qui per un po', noi possiamo andare e se qualcuno compra le nostre limonate ci arriva la notifica o comunque soldi. Con la fortuna che ho io, onestamente,
Non comprerà nessuno da me. Ho impiantato questi soldi. Però vi consiglio di provare a investire in modo tale da poter guadagnare più soldi rispetto a fare le missioni, diciamo. Ed eccoci, ragazzi! Finalmente, in pochissimo tempo, ho guadagnato ben 792 dollari. Lo scopo di questo video era appunto acquistare un Fossil Age. Allora, qui c'è, cioè, la tizia si sposta davanti. Abbiamo la percentuale, abbiamo il 25% di trovare un uovo comune, il 30% non comune, 25% raro, 15% ultra raro e 5% ovviamente leggendario. Non ci punto al leggendario, perché non sono una persona molto fortunata, però prima di tutto volevo comunque tornare grande e compriamo finalmente questo uovo. Ecco il nostro uovo! E concludiamo qui il video. Se volete vedere cosa troverò in questo Fossil Age, vi chiedo tantissimi like per un altro video. Allora, l'ho annunciato anche ieri live, ma ve lo ridico anche qui sul video, perché presto ci saranno tantissimi video di Roblox e ho deciso di aggiungere agli amici i miei abbonati, sia di Twitch che di YouTube. Per quanto riguarda YouTube, serve un abbonamento di livello raro, ovvero che parte da 4,99 o 9,99 per giocare insieme a me anche su Roblox e non solo su Animal Crossing e tutti gli altri giochi. Quindi vi aspetto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!